Eccoci, ecco, qua, di nuovo in diretta. E allora, abbiamo parlato di una partita in questa settimana. Se ne è parlato in settimana, stiamo parlando di Parma-Ancona, partita di Lega Pro. E è uscito un articolo sul Mattino, nei giorni immediatamente successivi alla partita, in cui si parlava appunto di una mole particolarmente consistente di giocate su un risultato che era un risultato curioso, insomma, visto che si giocava tra due squadre dall'evidente disparità tecnica a favore ovviamente del Parma, che è in classifica posizionato molto meglio dell'Ancona, che nelle zone basse. E ne vogliamo parlare di questo argomento e di tutto quello che appunto è successo con l'amministratore delegato del Parma Calcio, del nuovo Parma Calcio, Luca Carra. Dottor Carra, la ringrazio intanto per il suo intervento, buonasera. No, grazie a voi, buonasera. Buonasera Carra, buonasera. Buonasera, con noi ci sono anche Antonello Valentini, Piercarlo Presutti e Daniele Garbo, oltre ai due conduttori che ha sentito. Ciao, allora, buonasera a tutti. Grazie. Buonasera. Mi faccio ringraziare, già ci siamo, anche Gabriele Maio, ufficio stampa Parma, per la cortesia, certo, per la sensibilità. Grazie. Allora, dottor Carra, abbiamo visto quello che è successo in questi giorni. Le devo dire la verità, io glielo dico da cronista, cerco di essere sempre attento a queste vicende, e sia vedendo la reazione di Lucarelli, sia vedendo poi anche le immagini della partita, che poi insomma uno che un pochino conosce calcio come molti di noi, si capisce qual è, se c'è una partita che ti lascia qualche sospetto. Quella partita lì non ha lasciato, francamente, neanche a vederla col senno di poi, nessun sospetto, e la reazione anche di Lucarelli appunto è stata una reazione particolarmente virulenta. Da capitano del Parma ha detto: se c'è stato qualcosa di anomalo, noi vogliamo essere i primi a saperlo, perché io metto la mano sul fuoco su tutti i giocatori del Parma. E lo stesso Parma è stato molto duro nei confronti di chi ha scritto quell'articolo sul Mattino, che ha scatenato poi interesse ovviamente nazionale su questa vicenda. Sì, assolutamente, noi abbiamo reagito magari innanzitutto di sorpresa, perché al di là della rabbia per la partita giocata male, questo l'abbiamo ammesso fin dall'inizio, che non ci aspettavamo di perdere, però l'attacco che è arrivato le parole che ha scritto il giornalista del Mattino ci hanno lasciato veramente sorpresi, innanzitutto perché non è mai successo e non abbiamo dubbi che i nostri giocatori, Lucarelli in primis, ma non solo lui, tutta la squadra, non terrebbe un certo tipo di atteggiamento. In secondo luogo perché più passavano le ore e più l'articolo iniziale, che parlava di quasi 40-50 milioni arrivati domenica sera a Pozzuoli, poi alla fine da decine di milioni si è passato a qualche decina di migliaia, adesso sono diventate migliaia di euro, quindi probabilmente tutta la vicenda è stata un attimino montata fin dall'inizio. Ecco, come intendete tutelarvi? Perché insomma è chiaro, uno legge sul giornale, visto che siete una società nuova che sta rinascendo, con un nome evidentemente prestigioso, Ponte Via è chiaramente un colpo in faccia per il Parma. No, è un colpo duro, un colpo che non ci aspettavamo, ed è un colpo che fa male, perché sinceramente non crediamo di meritarcelo. E noi da questo punto di vista abbiamo dato mandato ai nostri uffici legali per fare tutto quello che è necessario per tutelare la nostra immagine, e nello stesso tempo ci siamo mossi, io personalmente, anche con la Lega Pro, col presidente Gravina, che ci ha espresso tutta la sua solidarietà, e lui stesso ha definito esagerato e addirittura aria fritta tante delle parole che sono uscite in questi giorni. Antonello Valentini. Buonasera Carra. Senta, io ero allo stadio di Mosca in quella finale del 98-99 vinta dal Parma, Coppa UEFA contro l'Olympique Marsiglia. C'erano Buffon, Cannavaro, Diego Fuset, Dino Baggio, Sensini, Crespo e via dicendo. Quindi mi porto un pezzo di Parma nel cuore, e ho seguito con angoscia le vicende degli anni scorsi, quando il Parma purtroppo è incappato in situazioni giudiziarie non felici. Certo. Voglio veramente augurarmi con tutto il cuore che questa volta il Parma riesca a venirne fuori come merita, a testa alta, e vi invito a non lasciare nulla di intentato per fare luce e chiarezza piena su questo fattaccio. Guardi, dottor Valentini, noi siamo i primi a aver chiesto che la Procura faccia quello che deve fare per dimostrare cosa e se è successo qualcosa. La Procura ha aperto, dottor Carra, la Procura federale ha aperto... No, questo lo so, anche se questo effettivamente è un procedimento. Io so che
la Lega Pro, così come altre leghe in Italia, lavorano con Sport Radar, e quando c'è qualcosa che non va viene di ufficio segnalato alla procura, che poi sì, è un atto dovuto quello della procura, esatto, di aprire il fascicolo. Esattamente, è un atto dovuto quando ci sono segnalazioni che arrivano dalla Lega, e questo ci fa anche piacere, le dico la verità. È un sistema che spero che funzioni, perché noi siamo i primi interessati a capire se è successo e che cosa è successo, e siamo convinti che la procura farà il suo lavoro e dimostrerà che non è successo nulla. Tra l'altro, vedendo proprio le immagini della partita che abbiamo preso proprio dal sito della Gazzetta di Parma, l'altra anomalia stava nel fatto che, secondo appunto queste testimonianze raccolte dal Mattino, che ovviamente poi sì, invitiamo anche eventualmente il Mattino se volesse prendere parte a questa conversazione, ma dicevo, l'altra anomalia sta nel fatto che, se è vero, come sostengono, che tutte queste giocate fossero concentrate sullo 0-2, c'è un momento chiaro della partita sull'1-0 col Parma, che a quel punto si sbilancia, che l'Ancona ha un altro paio di occasioni, sì, intorno al 90esimo, sventate dal portiere e dall'intervento dei difensori. Allora voglio dire, chi è che avendosi, diciamo così, dovendo portare questo risultato sul 2-0, avrebbe impedito ai giocatori dell'Ancona di segnare il gol del 2-0 a un minuto dalla fine? Poi il gol è arrivato al 91esimo, mi pare, qualcosa del genere. 92esimo. 92esimo, ed è arrivato come è arrivato. Insomma, a me su questa vicenda veramente mi sembra che il Parma sia entrato in una storia davvero poco chiara, insomma. Ma ripeto, io credo che sia stata un po' fin dall'inizio una cosa un po' sensazionalistica, perché si parlava veramente di cifre enormi. Io ho letto sul Mattino, all'interno dell'articolo, di centinaia di vincite dai 100 ai 225 mila euro a testa, il che vuol dire che, a parte che non esistono quote così alte, ma in ogni caso vuol dire che a Pozzuoli quella sera sono arrivati qualcosa come 30-40 milioni di euro, che sarebbe onestamente una follia. Sì, direi di sì. Va bene, dottor Carra, la ringraziamo ovviamente. Grazie. Speriamo di aver fatto un po' di chiarezza, almeno per il punto di vista del Parma. Io me lo auguro e spero che la chiarezza arrivi molto, molto in fretta. Grazie. Grazie a voi. Complimenti per il lavoro che state facendo, complimenti. Grazie.